bel paese. Prego. Sono state 2.685 le vittime causate da frane negli ultimi 50 anni, dal Vajont alla Val di Stava, da Sarno a Giampilieri. Una strage continua, con tappe obbligate in autunno e in primavera avanzata. Una media di 4 morti al mese. Complessivamente, la popolazione esposta al rischio frana ammonta a 990.000 abitanti, il 2% dei residenti in Italia, stando ad una recente elaborazione effettuata sui dati del progetto IPI dell'ISPRA. Rappresentata in questa cartina geografica. Il 70% dei comuni italiani sono interessati da frane e di questi 2.940 sono con livello di attenzione molto elevato, quindi vuol dire che ci sono frane che minacciano direttamente il centro urbano. Letto con gli occhi del climatologo e proiettato sugli anni a venire, il quadro si incupisce ancora di più. Quelle che si chiamano frane colate di fango o colate di acqua, quelle sono più probabili nel futuro, soprattutto nelle regioni che sono più esposte, che sono la Calabria, il Basso Tirreno in generale, la Campania, anche il versante orientale della Sicilia, ma anche le zone dell'Alto Appennino, dell'Alta Toscana, la Versilia, parte dell'Appennino anche Ligure e anche le Alpi orientali. Per un decennio Vincenzo Ferrara è stato focal point dell'IPCC, punto di riferimento per ricercatori e scienziati italiani nei summit delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici. Un bagaglio di esperienza notevole che gli suggerisce oggi ricette drastiche. Siccome non è lo stesso né il clima né il territorio, quelle mappe del passato non possono essere proiettate al futuro se non modificandole, perché il territorio e il clima cambiano. E qui dovrebbe entrare in campo la prevenzione a medio-lungo termine. Dopo la cosiddetta legge Sarno, seguita ai 153 morti campani, l'Italia sembrava aver imboccato la strada giusta, pianificando infrastrutture e abitazioni a livello di bacino idrografico, tenendo conto cioè delle caratteristiche specifiche di ogni piega del territorio, lungo i corsi d'acqua, grandi e piccoli, ci dice il professor Prestiminzi. Purtroppo dal 2006, con l'introduzione della 152, si è dato un freno e di fatto, anche se probabilmente la volontà non era questa, le autorità di bacino sono state in qualche modo messe a tacere, probabilmente col consenso delle regioni, e oggi ci troviamo a inseguire l'emergenza. Ad essere privilegiata è stata insomma la gestione dell'emergenza e la prevenzione del tempo reale affidata alla Protezione Civile, che ha imbastito una rete di monitoraggio molto avanzata, fra le più capillari al mondo, sottolinea il professor De Bernardinis. Dopo Sarno abbiamo perimetrato i rischi, abbiamo creato delle condizioni di visibilità dell'esposizione a rischio, abbiamo detto che si doveva fare certe cose, però non abbiamo dato gli strumenti né finanziari né normativi, giuridici, né nelle mani dei sindaci, né per premiare i sindaci, né per punire i sindaci, né nelle mani dei cittadini. E così, all'arrivo della Protezione Civile, il danno è quasi sempre già consumato, parlando superficialmente di cosiddette frane killer, laddove il killer non è certo la frana, come vedremo fra poco. Professor Ortolani, sta raccogliendo castagne bruciate. Sì. Provenienti dalla parte alta del bacino dove è iniziato il deflusso superficiale. Lei insiste su questa roba degli incendi? Sì, sono state sottovalutate queste cause finora. Noi le abbiamo studiate da anni perché sono praticamente quelle che determinano istantanee modificazioni geomorfologiche che possono colpire anche a distanza di alcuni anni dopo l'evento. Nel caso della penisola è importantissimo avere un metodo, una capacità di intervento e spegnimento immediato, velocissimo. Oggi praticamente non ce l'abbiamo perché i mezzi a pala rotante scendono in mare facendo 1.000 metri in discesa vuoti, facendo 1.000 metri poi in salita a carichi, mentre invece sulla sommità vi sono molti altopiani che abbiamo studiato in zone stabili, come ci dice l'autorità di bacino, dove si possono fare laghetti dai 5.000 ai 20.000 metri cubi che possono essere usati dai mezzi a pala rotante per spegnere immediatamente. Più si spegne velocemente, meno si crea la possibilità di un dissesto. Ecco, questi paletti che sono stati messi, mi diceva Assessore, sono? Sono i picchetti dove col georadar abbiamo riscontrato anomalie. Come si vede c'è lo strato superficiale dei detriti di Lapillo dell'eruzione del 79 d.C. che sono stati portati giù dalla frana,
con i georadar, con la mappatura, abbiamo riscontrato tutte le anomalie sottostanti e lì o abbiamo già scavato o stiamo scavando, nell'ipotesi che Francesca sia lì. Laggiù c'è la croce che ricorda il punto in cui insomma sono perse praticamente le tracce di Francesca, no? Diciamo, la ragazza che lavorava nel bar, che è stata travolta e portata via dall'ondata di piena. Facciamo un salto a vedere che cosa capita in Calabria, perché la Calabria è un'altra delle grandi regioni a rischio idrogeologico e sistematicamente piange anche lì morti. Andrea Musmeci. Nel 1983, durante i lavori della seconda conferenza regionale su mafia, Stato e società, era stato denunciato il diffuso attacco al territorio calabrese. Un'aggressione talmente violenta da essere paragonata ad una sodoma ecologica. Su 409 comuni, 358, circa l'88%, sono a rischio frane, mentre 268 sono classificati R4, cioè a rischio frane ed alluvioni con possibilità di perdite di vite umane. Sul sito calabrese dell'autorità di bacino sono segnate tutte le zone a rischio, quindi dove non sarebbe opportuno costruire. La legge regionale numero 7 del 1998, nonostante denunce e disastri, non tiene conto del dissesto idrogeologico calabrese. Noi geologi siamo gli storici della terra, conosciamo bene tutte le zone a rischio da frana, a rischio da alluvione. Queste zone sono perfettamente conosciute, le abbiamo cartografate, ricartografate, eccetera. Allora, se io in Calabria presento un progetto, me lo invento di sana pianta, lo porto agli uffici dell'ex Genio Civile, che sono preposti al controllo di questi progetti, per un'assurda legge regionale solo il 5% di questi progetti vengono controllati. Il restante 95% non viene controllato e quindi questa mancanza di controlli determina la possibilità di costruire sulle zone a rischio. Per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti nel solo comune di Reggio Calabria sono stati stanziati e spesi più di 10 milioni di euro, con opere poco sicure e soprattutto senza prevedere un sistema di allertamento. Questa è la fiumara Annunziata. Una volta la fiumara andava da quella parete fino a quelle case, a quegli edifici. Nel bel mezzo di questa fiumara hanno realizzato la casa dello studente della Facoltà di Architettura e Ingegneria, restringendo in modo evidente l'alveo fluviale dello stesso torrente. Chiaramente vediamo che nella zona di imbocco il torrente è visibilmente ostruito e quindi nel caso di una piena un po' al di sopra della media non oso pensare cosa potrebbe accadere in questa zona. Esperti ed associazioni ambientaliste da più di 10 anni denunciano lo stato di abbandono in cui si trova il territorio calabrese, senza ottenere risposte o interventi risolutivi, pur in presenza di un piano regionale di assetto idrogeologico. La conoscenza del territorio a macchie di leopardo non è risolutiva e non può essere valida per fare qualsiasi tipo di progettazione e di interventi. Il consumo del suolo, che si è protratto sempre in maniera assolutamente irrazionale, è causa anche con causa di questi disastri che vediamo periodicamente rinnovarsi. Quando un suolo viene impermeabilizzato con costruzioni, viene praticamente usato in maniera compresso, viene usato in maniera completamente inadeguata, purtroppo anche questo può dare origine a fenomeni di eccessiva erosione, a fenomeni di possibili danni al territorio, alle cose, alle persone soprattutto. Nonostante in Calabria abbiamo vissuto Maierato, Cavallerizzo, la frana dell'autostrada, Soverato, Vibo, eccetera, in Calabria posso assicurare che ancora in questo momento si continua a costruire sulle zone a rischio da frana e a rischio di alluvione. In questo la legge regionale incide tantissimo. Professor Cosenzi, mi faceva notare le arcate, insomma, che raccontano la storia di Atrani, storia però insomma, che è limitata a questa fascia, mi pare, no? Quella originale, il resto sì. È venuto dopo. Sì, sì, era la parte più abbarbicata sulle montagne, quella storica. Poi dopo la chiusura del canale negli anni 50 c'è stata la strada. E... il canale Dragone, che è quello al centro di questa, sì, sì, di questa tragedia. Insomma, però mi dice non si può scoperchiare, perché scoperchiare vuol dire chiudere praticamente Dragone, perché sputa acqua in maniera così violenta che sembra la bocca del dragone che caccia le fiamme. Quindi bisogna gestire l'emergenza in qualche modo, che sarà sempre prevenzione. L'autorità di bacino diceva prima, noi abbiamo una pianificazione ormai
fatta molto bene, insomma conosciamo perfettamente, però bisogna agire in qualche modo. È fondamentale una politica di difesa del suolo che abbia carattere di continuità, che non sia soltanto una risposta emergenziale. In Campania spesso l'emergenza dei rifiuti ha anche cancellato la centralità della politica. L'emergenza cancella l'altra, insomma, se perde suolo, questo non deve accadere, ci deve essere una cultura di difesa del suolo partecipata dalle comunità, la osservanza dei vincoli, dare spazio alle programmazioni degli interventi che noi aggiorniamo periodicamente, nella consapevolezza che nessuna risposta può mai essere definitivamente risolutiva, ma costituisce soltanto un elemento di mitigazione che deve essere perseguito. Abbiamo cominciato prima un viaggio con Igor Staglianò negli ambienti romani, insomma alla ricerca appunto per scoprire dove si mettono a punto le varie strategie della tutela del suolo. Continuiamo questo viaggio. Prevenzione del tempo reale, il Dipartimento di Protezione Civile la fa molto bene, l'emergenza, la gestione dell'emergenza. Noi abbiamo bisogno della prevenzione del tempo differito e in questo paese non si fa. Da 30 anni il professor Prestininzi insegna geologia applicata alla Sapienza di Roma e ha presieduto dal 2002 al 2006 la sezione rischio idrogeologico del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Espresse da lui, queste considerazioni pesano il doppio. Dopo Sarno, per 3-4 anni noi avevamo avuto un periodo virtuoso in Italia con la produzione dei piani d'assetto idrogeologico e i primi piani urbanistici che cominciavano a essere adeguati a questi piani. Una pratica finalmente virtuosa, sbriciolata però negli anni successivi, pur essendo essenziale. Difatti, con l'inventario dei fenomeni franosi in Italia, il cosiddetto progetto IFFI, 3 anni fa l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha censito in Italia 470.000 frane, diventate nel frattempo 485.000, ci dice il direttore del Dipartimento Difesa del Suolo. Oggi con IFFI io posso vedere se casa mia sta in frano o no, oppure se, e quindi a quel punto lì, se non c'ho il problema, c'è un servizio. Se c'ho il problema, vado a domandare a chi mi ha venduto la casa, a chi mi ha fatto costruire lì, a chi non mi ha detto le cose. Però l'importante è che la gente prenda coscienza. Un grande passo avanti nella conoscenza del nostro territorio, se si pensa che 10 anni prima ne risultavano 70.000, appena un sesto delle attuali. Un eccellente database costruito con molta cura. Per esempio qui siamo nel comune di Borca di Cadore in Veneto e possiamo osservare la colata detritica di Borca di Cadore, le singole case interessate dalla colata. Qui invece ci troviamo in Calabria, la frana di Altilia che ha interessato 2 anni fa a gennaio l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. È stata fatta proprio un'intersezione tra le frane del progetto IFFI e quella che è la rete autostradale in Italia e sono 706 punti di criticità. I punti critici di frana lungo la rete ferroviaria nazionale sono a loro volta più del doppio, 1806. E questa cartina dell'Italia descrive in rosso le fragilità estreme del territorio. Nel campo del dissesto idrogeologico sono anche una conseguenza di un malgoverno, la parola è questa, credo che non se ne possano usare altre, un malgoverno del territorio che continua sempre peggio, soprattutto nel mezzogiorno. Io credo che sia un problema particolare del mezzogiorno. L'elemento vistoso di questa situazione è quello dell'abusivismo. Un quadro clinico destinato ad aggravarsi, come abbiamo visto, con i mutamenti climatici in corso. Noi dobbiamo porre fine a questo scempio, ogni terremoto, ogni alluvione, siamo costretti a spendere una quantità di denaro pari ad una finanziaria, non ce lo possiamo più permettere. Professor Ortolani, lasciamo un attimo, diciamo, il discorso del dissesto idrogeologico, perché ci